guardate dove sono venuto per voi oggi, a Siena. E adesso andrò a due passi da qui, in via dei Termini. Da Pretto, prosciutteria e convivio. Ed eccomi dentro al mitico Pretto, e lui è Simone. Ciao, ciao. Ciao. Ascolta, dimmi subito perché Pretto. Pretto. No, perché a me mi è rimasto impresso, perché c'ha l'accento sulla E. Sì, c'è l'accento. Pretto. No, no, Pretto. No, Pretto. Pretto. Ah, con la è aperta. Pretto, Pretto, ragazzi, se venite qua è Pretto. Pretto. Dimmi perché Pretto. Pretto? Perché a Siena Pretto è un bicchiere di vino non annacquato. Ma dai, davvero? Sì. Ah, quindi è un po' un sinonimo anche di schietto, diciamo. Schietto? Ah, perfetto. Puro. Puro. No, non lo sapevo. Bellissimo. Allora dopo prendo subito un bicchierino di vino Pretto. E da quant'è che siete aperti? Noi ci siamo dal 1 ottobre. Ah, quindi diciamo freschi. Locale c'era già. Ormai, una nuova gestione con i miei amici, soci, Michele e Federica. Benissimo, ormai è un punto di riferimento a Siena. Cosa fate? Vabbè, prosciutteria, quindi prosciutteria, diciamo. Prosciutteria, non ci si inventa affettati niente. Affettati alla grande. Affettati tutte delle nostre zone. Perfetto. Prodotti veramente a chilometri zero. Formaggi locali. Grande qualità di formaggi locali. Sì. Lampredotto, trippa e zuppe. Lampredotto, trippa e zuppe. Quindi cibo di street food, diciamo. Street food. Qui però comodi anche seduti. Anche seduti. In un bel ambiente. Allora andiamo a vedere qual è la specialità che proverò oggi. Vai. A lei. Ed eccoci anche con Michele, un altro socio, che è quello ciao. Che farà. Ciao! Ciao a te! Che è quello che fa. È davvero sì, lui ride sempre. Che è quello che mi farà la specialità. Cosa? Il panino all'ampredotto. Grande! Chiaro, classico. Che è un vostro pezzo forte. Maestro. È vero, Simone? Sì. Classico proprio. Sì, classico. Mi piace perché diciamo il classico poi alla fine è sempre quello più buono, tra virgolette. Bene, allora voglio andare a vedere come lo fate voi. Andiamo. Perché ognuno ci mette un po' del suo quando si parla di lampredotto, vero? Verissimo. Vero. Ecco Michele, si inizia con il taglio del panino. Eccoci. Ovviamente, va. Che non è la rosetta, è il classico semellino. Semellino da lampredotto proprio. Sì. Perfetto. Quindi già anche solo la scelta del pane deve essere proprio quella ad hoc per il lampredotto. Deve essere questo. Il pane è questo e non può essere altro. Grande! Bene, così ti voglio, deciso. E adesso lo mettiamo in forno. Lo mettiamo un secondino in forno. Ok Michele, mentre il panino è in forno, noi prepariamo il mitico lampredotto. Guarda ma che bellezza. Vada in roba. Tac, si taglia bene bene. Lo tagliamo, a noi piace tagliarlo a pezzettini un po' più grossi. Un po' più grossi. A striscioline. Bravo. E quando lo metti in bocca devi addentare. Devi addentare perché ormai insomma non c'è più problema di denti, diciamo. No. Nel 2019 non è più come una volta. E quindi bisogna sentire la ciccia sotto i denti, vero? Sempre bene? La ciccia. Bellissimo, questo è un ma piatto non che l'acquolina in bocca. Io sì. Questo è un piatto che io adoro, che poi è un po' quei piatti, diciamo, che odi o ami. Certamente, ecco, noi lo amiamo. Noi lo amiamo e gli estimatori sono sempre di più, stanno crescendo. Sì, gli estimatori del lampredotto stanno crescendo sempre di più. Di piccante lo mettiamo, non troppo. Aspetta, allora, un tocco di piccante. Certo, sale poi, e pepe. Sale e pepe. Certo. E poi la nostra mitica salsa verde. La salsa verde. Questa, diciamo, è come cacio sui maccheroni. Certo, quando si parla di lampredotto classico. Panino al lampredotto classico fatto ad arte da Michele qua da Pretto. Una bontà. Ci sei? Finisco, vai, fai con calma. Purtroppo
purtroppo siamo arrivati ai saluti, vi devo lasciare, lo so che ora siete tristi, ma il locale qui è già in fermento, anche se è solo mezzogiorno, state già lavorando, vedo lo staff molto attivo, c'è già gente. Che dire, Michele, purtroppo ti ho battuto, anche se hai mangiato molto tranquillo, diciamo che mi ha fatto vincere Simone. Il Lampredotto era spettacolare, l'ho fatto a regola d'arte. Come va a fare? Voi siete precisi, non scherzate. No. Non è l'unica cosa spettacolare che avete, perché ne abbiamo tantissimo. Venite qua da Pretto allora per scoprirle. Dove siete? Diciamo dove siete. Siamo a Siena, in via dei Termini numero 4. Via dei Termini numero 4, giusto? Perfetto, qua proprio in centro. Centro. A due passi da Piazza del Campo. A due passi da Piazza del Campo. Questi ragazzi sono veramente forti. Per il ribollito per oggi qua da Siena, da Pretto, è tutto. Ciao, ora possiamo salutare. Ciao.